Giorni per addolcire la città di Sulmona, ripopolare le strade cittadine e dare un segnale di inversione di tendenza all'inizio del nuovo anno. È tutto pronto per il Chocolate Day in programma da domani fino a domenica 7 gennaio lungo il centro storico di Sulmona. L'allestimento in verità è cominciato oggi con i primi gazebi che sono stati posizionati in corso video alla vigilia dell'apertura ufficiale della kermesse, che se in molti genera curiosità in altri lascia qualche malumore. È il caso dei commercianti della zona sud di corso video che non potranno beneficiare dell'istante, ma anche degli altri esercenti dal momento che la manifestazione si tiene in concomitanza dell'inizio dei saldi. Bastava incontrarsi e concordare, fanno notare i commercianti, oltre a rimarcare che non ci sarà spazio per i produttori locali. Ma polemiche e detrattori a parte, il cioccolato resta sempre un alimento che fa da traino e l'auspicio è che davvero per 3 giorni Sulmona si trasformi nella capitale della dolcezza e buon gusto. In corso video la piazza dell'Annunziata, piazza 20 settembre, saranno allestiti 25 gazebo per l'esposizione e la vendita del cioccolato, da quello bianco al latte al cioccolato fondente, gianduia e aromatizzato. In piazza 20 settembre sarà allestito il gazebo che accoglierà la cioccofabbrica con il maestro cioccolatiere perugino Fausto Ercolani, che durante tutta la giornata darà dimostrazione delle modalità di produzione artigianale del cioccolato, della lavorazione della fava di cacao alla creazione della cioccolata. Le giornate di sabato e domenica, insieme al cioccolato, i più piccoli potranno anche gustare l'emozione dell'incontro con Mascia e Orso, in programma dalle 16 in poi. Le aziende produttrici di cioccolato che prenderanno parte alla kermesse sulmonese saranno una quindicina, tra le quali spiccano un birrificio artigianale di Chieti che produce birra al cioccolato, ma anche aziende provenienti dalla Lombardia, da Friuli Venezia Giulia, dalla Sicilia, famosa quest'ultima per Bronte, patria del pistacchio. Si comincia domani alle 11.30 con l'inaugurazione ufficiale della manifestazione.